La vitamina C ottimizza l'assorbimento del ferro. Semplice, questa la sai per forza. Ma guarda fino alla fine questo video perché ci sarà da una parte una sorpresa e dall'altra scoprirai il perché e a cosa si riferisce realmente questa frase. Prima di andare avanti, ricorda di mettere un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici. È presente quando ti senti stanca? Cioè, realmente stanca, eh? Un po' anche di tachicardia, di affanno semplicemente per un paio di gradini. Magari ti senti anche molto, ti vedi pallida guardandoti allo specchio, la carnagione diventa troppo chiara. E i capelli, per non parlare dei capelli, inizi a perdere un po' le unghie. Quindi alla fine vai dal medico, perché devi andare dal medico, e ti dice: guarda, semplicemente sei in carenza di ferro, senza entrare adesso in questi ambiti in maniera importante. E allora ti si consiglia: guarda, mangia della carne, perché la carne contiene effettivamente un ferro nella forma M, che viene assorbito in maniera più importante del ferro contenuto nei vegetali nella forma non M. Questo in teoria è vero, ma in pratica poi se io esagero con la carne si innescano una serie di meccanismi pro-infiammatori che arrivano alla fine al fegato, attivano, accendono un tasto che è l'epcidina, che arriva poi a sua volta nell'intestino e ti blocca l'assorbimento del ferro. E allora Madre Natura ci ha messo a disposizione la vitamina C, che aiuta ad assorbire i sali di ferro. Ma non ci riferiamo, cioè Madre Natura non si riferiva agli integratori di ferro, cioè del tipo mi prendo il migliore integratore che contiene più sali di ferro possibile, con all'interno la vitamina C e sto a posto. Non è proprio così semplice la questione, anche perché spesso quando utilizziamo degli integratori di ferro, poi andiamo a conseguenze col mal di pancia. Nel complesso, il tuo organismo sta dicendo all'intestino: guarda, non devi far entrare il ferro, perché il ferro è un metallo che all'interno della tavola periodica è al centro, un po' tra i metalli pesanti e i metalli, quelli che ci occorrono, tipo il magnesio. E quindi quando c'è uno stato infiammatorio cronico sistemico, l'organismo vuole mantenere i livelli del ferro bassi. Semplicemente dobbiamo ridurre l'infiammazione. E allora cosa succede? La vitamina C in determinate concentrazioni, e ci possiamo arrivare con l'alimentazione. Non è semplice, però ci si arriva. Infatti, tra parentesi, ecco la sorpresa, all'interno del corso Vitamina C, il fattore di guarigione, troverai alla fine uno schema pratico su cosa e come mangiare per una settimana per arrivare ad assorbire attraverso l'alimentazione 1 grammo di vitamina C al giorno. Si è sentito bene, 1 grammo solo attraverso l'alimentazione. E questa è stata una sfida enorme per creare questo prospetto. Ma al di là di questo, andiamo avanti sul video. La vitamina C ha la caratteristica, ha la capacità di far diventare maggiormente biodisponibile, quindi disponibile per il nostro organismo, il ferro non M, con tre meccanismi sostanzialmente. Da una parte lo promuove in determinate forme non ferrose di questo ferro, di questi sali di ferro che sono contenuti nel mondo vegetale, quindi come ferro non M. Poi aumenta a livello dell'intestino tenue il suo assorbimento, perché crea una speciale condizione leggermente, acida a quel livello, dove va a stimolare l'entrata del ferro all'interno delle cellule, cioè qualcosa di spettacolare, ma allo stesso tempo crea una protezione dallo stress ossidativo proprio del ferro. Perché, tra le altre cose, il problema di mangiare la carne con ferro M è vero che ti arriva in maniera più importante, però è vero anche che poi ci sono degli studi sulla pro-ossidazione di questo ferro M che può portarci verso neoplasie a livello del colon, quindi facciamo molta attenzione. Ti lascio il link del corso Vitamina C, il fattore di protezione, perché troverai, oltre a tutto l'aspetto teorico, dalla storia della vitamina C a come poterla utilizzare sostanzialmente per le tre vie principali: la via semplicemente di prevenzione dello scorbuto,
che è quella indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la via della prevenzione e del miglioramento delle difese immunitarie, ma la terza via è quella molto più interessante, cioè come possiamo utilizzare la vitamina C in tutti gli ambiti della nostra salute. E questo ci interessa soprattutto quando abbiamo dei problemi, dalle patologie autoimmuni, dai tumori, dalle patologie degenerative. C'è tanto, tanto da sapere sulla vitamina C, una vitamina che deve essere alla portata di tutti, anche come informazione. Metti un bel mi piace, condividi il video, iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao!